che fino a un anno fa non avrei mai immaginato e che adesso la devo fare. Qui davanti a voi a Milano io vi devo presentare la persona grazie alla quale siamo qui tutti, non ce lo dimentichiamo mai, Beppe Grillo. Bene, bene, no, 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 sta funzionando tutto in una maniera straordinaria. Io 2 anni fa venivo sulle piazze, presentavo le liste, Crozza mi prende per il culo, ti ricordi? Ancora che non li facevo parlare, ma era così, presentavo persone che avevano fatto una lista in un posto e non conoscevo, io parlavo un attimo, tiravo un po' di gente perché ero Grillo e dopo un po' parlavano loro subito dopo di me, mentre parlavano loro la gente se ne andava, io andavo giù, dicevo state ancora un pochino, no, non possiamo, se ne andavano. Adesso sta succedendo qualcosa di diverso, perché anche facendo serate con loro in giro, parlo io, poi parlano loro e nessuno se ne va, quindi è già un grande miglioramento, ma siamo andati oltre, adesso ci vanno loro, le piazze sono piene e io sto a casa mia, vaffanculo, è una meraviglia! Perché allora il passaggio mentale lo state facendo voi! Lo state facendo voi che non votate più un ex comico, che non votate più un leader, perché votare ancora il leader vuol dire essere un bambino politicamente. State cominciando a votare un progetto, un'idea. Qual è la vita? Ditemi che cos'è la vita se non condividere un'idea con milioni di persone. Ma io che vecchiaia potevo fare? Che vecchiaia potevo fare? Come Berlusconi tiravo un po' così, mi mettevo lì in casa, cosa facevo? E allora questo è un sogno, che poi non è neanche un sogno, siamo i conservatori, vogliamo conservare il parco, vogliamo conservare le cose normali, vorremmo che prima di iniziare i lavori, prima, si facessero i bilanci partecipativi e i referendum propositivi e il comune dovrebbe dire, cari cittadini, abbiamo X soldi, abbiamo questi progetti qua, decidiamo insieme ed è questa la democrazia, si fa un referendum propositivo senza quorum e vince la maggioranza, cazzo! Ma siamo i conservatori! Non diciamo mica niente di rivoluzionario, vince la maggioranza, ma mi vergogno, noi che dovremmo essere dei guerriglieri, vince la maggioranza, siamo questi, vogliamo conservare, sono andato a vedere adesso questa roba dell'Expo, non sapevo neanche cosa dire, sono arrivati tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno, guardi, non c'è un cazzo, cosa guardo, c'è niente, c'è un campo. 4 pezzi di cemento, guardi, qui ci verranno 2 milioni di persone, ma chi è che viene a Rho? Ditemi, ho chiesto a Milano, sei mai andato a Rho? Mai, mi toglierei i coglioni per andare a Rho. Primo. Secondo, ma il progetto, bene, nutrire il mondo, nutrire il pianeta, il cibo, siamo una meraviglia. Ma si doveva pensare in un altro modo, come dice Battista, l'architetto Battista del Politecnico, un Expo aperto, fuori, un Expo che non devi andare a gustare un cazzo di stracchino in un baracchino lì in mezzo a degli svincoli, l'inceneritore, ma vai nel posto dove fanno lo stracchino, che è qui, e vedi la mucca, vedi chi lo fa, porti le scuole, porti i turisti, porti i cinesi che li butti dentro la mucca, e fai la mucca modificata geneticamente col cinese, questo signori, questo ma non si può più, adesso dobbiamo andare lì, fare fiato sul collo per riparare i danni, dobbiamo stare lì in modo che i danni siano nella miglior quota possibile, il meno possibile, dobbiamo sempre arrivare dopo, io non voglio più arrivare dopo. I cittadini devono arrivare prima, non dopo. E allora, li avete visti? Avete visto? Io questi ragazzi qua. Cosa c'è?
Guarda che fascista, guardala. Stai attento a non cadere in quell'acqua lì che va benissimo. Vedi, stiamo coinvolgendo persone. Ma allora avete sentito le persone che sono in Parlamento? C'è anche altra gente sotto, vorrebbero, io vorrei farveli sentire tutti, ma voi conoscete solo i più popolari. Ma abbiamo dei senatori, dei deputati, che sono meravigliosi, che vanno in giro a parlare in mezzo alla gente. Allora, questo è, io sono commosso. Sono commosso perché? Perché era nato così, come un sogno di un pazzo, messo lì con un altro, quello lì, con i capelli così. Parlo di Casaleggio, come va? Una catastrofe. È così, ma vi garantisco che è una persona straordinaria. È nato così, dalle menti di due persone. Io potevo starmene dentro il mio cancello della villa, andare in pensione, ci sono già. Ho 6 figli, 2 se ne vanno, un altro mi ha detto me ne vado. Allora ho detto metto un po' della mia popolarità, anche dei miei soldi, chi se ne frega, per vedere un po' che cosa succede. No, perché... ma non accettano il discorso, non accettano, non possono, e li manda in bestia questa gente malvagia, li manda in bestia perché non possono neanche capire che ci può essere una persona che possa fare qualcosa per un altro senza riceverne un beneficio di nascosto, non riescono. Ecco perché noi che siamo nati come comunità, siamo andati in giro col camper che ce lo offriva uno, la benzina ce lo metteva un altro, ci portavano da mangiare, andavamo nei bed and breakfast, andavamo a dormire in mezzo alle famiglie, in casa delle famiglie. Questa è una comunità, non è più un movimento. Ed è quello che vogliamo fare dell'Italia. E vogliamo andare in Europa, e l'Europa si deve richiamare com'è nata, col suo nome vero. Comunità europea e non Unione Europea. Bene, io non voglio gridare. Sono venuto a salutarvi. Il livello è straordinario. Questa gente qua non ha competizione in Parlamento. Possono solo nascondersi, chiudersi dentro i loro uffici, fare delle azioni anticostituzionali. Ma noi abbiamo già vinto. Guardate che la maggior parte di persone Non lo avverte il cambiamento, lo avverte quando c'è già stato. Noi siamo dentro il cambiamento politico e sociale di questo paese, che è stato il più grande cambiamento della storia di questo paese. Noi abbiamo distrutto, noi entrando come movimento dentro un'architettura che non ha mai visto movimenti ma solo partiti, abbiamo distrutto la sacralità del Parlamento, che non voleva più dire niente. Quale sacralità al Parlamento se non legifera più? Ci siamo entrati noi e abbiamo fatto vedere chi è il Parlamento, di gente analfabeta, di gente che vota leggi che non capisce, il comma 7 modifica il comma 18 della legge 15, devo dire sì o no? Fanno così, poi vanno in televisione per essere vivi, perché sennò andrebbero in un manicomio, perché hanno delle pulsazioni proprio completamente psichiatriche, perché tutta la vita fai una cosa e voti cose che non capisci. Poi devi andare a spiegare che sei intelligente in televisione. Ecco dov'è la politica. In Parlamento non sanno cosa votano. Loro sì. Loro vanno a vedere il comma 7, del comma 19, del comma 6. Hanno tutti l'esaurimento nervoso. È vero che avete... Per forza. Non l'hanno mai viste queste persone qua. E quindi noi abbiamo tolto la sacralità del Parlamento, che non legifera più, che vanno a colpi di decreti legge. Come il nuovo Papa ha tolto la sacralità della Chiesa. È bastata la normalità l'ha distrutta, la sacralità della Chiesa. Uno che si è presentato e la prima parola che ha detto, buonasera, ha distrutto tutto. Poi si è messo in mezzo alla gente. E allora sta arrivando qualcosa che non riusciamo neanche a comprendere. I partiti non ci sono più, noi la rivoluzione l'abbiamo già fatta e l'abbiamo già vinta. Non diteci che non abbiamo fatto niente, sono scomparsi i partiti. Perché all'inizio, quando vi dicevo i partiti sono morti, voi mi dicete sì, vedrai, non ci sono più. E se stanno in piedi è per questi qui. E per i mezzi di informazione, per i talk show truccati, per i telegiornali truccati. Ecco perché non ci sarà mai democrazia in questo paese se non facciamo una grande riforma dell'informazione in questo paese, togliendo le sovvenzioni che devono essere tolte. E vedete,
assolutamente, e facendo tornare la RAI, perché noi abbiamo Fico, per dirti, io a volte hai bisogno di esempi banali per capire com'è una persona, piccoli e banali. Fico entra in una commissione, prende il suo stipendio già da deputato, aveva diritto a uno stipendio di credo 24.000 euro all'anno di stipendio come presidente della commissione vigilanza, quello che prendevano prima gli altri. Lui lascia, non lo vuole, toglie l'auto blu, aveva come ufficio un rimborso spese prima di 60.000, poi tagliato a 30.000 euro l'anno di rimborsi spese per l'ufficio. Ebbene, lui è lì da 8 mesi, sapete quanto ha speso con un budget di 30.000 euro per spendere di soldi pubblici? Quanto ha speso lui? Ha speso, perché è napoletano, 180 euro. No, io gli ho detto di tutto, perché secondo me 20 euro te li sei imboscati da qualche parte. Allora, che cosa vuoi dire a una persona così? Noi abbiamo bisogno di persone così, che dirigano l'amministrazione pubblica, punto. E ce l'abbiamo. Grazie a tutti, signori. Grazie a loro. Ciao, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao.